Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Sembra in questo 2021 si stia formando la tempesta perfetta, e non solo a causa della pandemia, dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, ma anche le tensioni tra i paesi sono al culmine. Nel caso non lo sapessi ancora, vi è l'obiettivo dichiarato di un nuovo accordo di difesa tra gli Stati Uniti, Regno Unito e Australia, soprannominato AUKUS in inglese. In poche parole, gli Stati Uniti e il Regno Unito concordano di aiutare l'Australia a sviluppare e a dispiegare sottomarini a propulsione nucleare, aggiungendosi alla presenza militare occidentale nella regione del Pacifico. Ma puoi aggiungere alla lista degli accordi tra democrazie che cercano di contrastare il crescente potere della Cina la cosiddetta associazione Quad, creata dopo il devastante tsunami dell'Oceano Indiano del 2004, cioè l'alleanza Indo-Pacifica in chiave anticinese, e persino l'alleanza di intelligence Five Eyes, i cinque occhi della Seconda Guerra Mondiale, che è un'alleanza di sorveglianza che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, che sembrano ora concentrarsi tutti contro la Cina. Le crescenti alleanze hanno provocato la furia del colosso asiatico e la preoccupazione che le nuove associazioni possono alimentare una pericolosa corsa agli armamenti nel mondo. Anche la rabbia di Pechino è stata di tale portata che ha minacciato direttamente l'Australia, avvertendo che ora è un obiettivo nucleare. E tutti questi conflitti globali hanno portato le Nazioni Unite ad assicurare che siamo sull'orlo dell'annientamento nucleare. Affrontare la minaccia delle armi nucleari, ha affermato Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, è stato al centro del lavoro delle Nazioni Unite sin dal suo inizio. La prima risoluzione dell'Assemblea Generale nel 1946 mirava all'eliminazione degli armamenti nazionali, delle armi atomiche e di tutte le altre armi importanti adattabili alla distruzione di massa. Guterres osserva che, sebbene il numero totale di armi nucleari sia in calo da decenni, circa 14.000 sono in stock in tutto il mondo. Siamo di fronte al più alto livello di rischio nucleare in quasi 4 decenni. Gli stati stanno migliorando qualitativamente i loro arsenali e stiamo assistendo a segnali preoccupanti di una nuova corsa agli armamenti. L'umanità rimane inaccettabilmente vicina all'annientamento nucleare, ha affermato Guterres durante la 76ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana. Giovedì scorso, il capo delle Nazioni Unite ha chiesto a tutti i paesi che possiedono tecnologia nucleare di firmare il trattato per il divieto totale dei test nucleari, il CTBT, adottato nel 1996 e firmato da 185 paesi. Tuttavia, affinché il CTBT entri in vigore, deve essere firmato e ratificato da 44 specifici paesi detentori di tecnologia nucleare, 8 dei quali non hanno ancora ratificato il trattato. Questi sono Cina, Egitto, India, Iran, Israele, Corea del Nord, Pakistan e Stati Uniti. Siamo stati in questo stato di limbo per troppo tempo, ha continuato Guterres. Tuttavia, Guterres ha affermato di vedere la decisione di Russia e Stati Uniti di estendere il New START, il trattato strategico per la riduzione delle armi, e di avviare quindi un dialogo come un segno di speranza. Ha aggiunto anche che il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, entrato in vigore a gennaio, è un passo positivo. La responsabilità di trarre vantaggio di questi progressi, ha affermato il segretario generale, spetta agli Stati membri. Ha descritto la conferenza di revisione delle parti del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, prevista per gennaio 2022, come una finestra di opportunità per tutti i paesi di adottare misure pratiche per prevenire in modo completo l'uso e l'eliminazione delle armi nucleari. Ora è il momento di sollevare per sempre questa nuvola, eliminare le armi nucleari dal nostro mondo e inaugurare una nuova era di dialogo, fiducia e pace per tutte le persone, ha continuato Guterres. È chiaro per noi che la Cina attualmente è considerata una seria minaccia. In effetti, molti credono che il conflitto fra Cina e Stati Uniti abbia ramificazioni globali.
Quello che molti ignorano è che è un modello creato da Tucidide, storico della guerra del Peloponnese tra Atene e Sparta, che prevedeva una grande guerra. La trappola di Tucidide è la pericolosa dinamica che si verifica quando un potere in ascesa minaccia di soppiantare un potere stabilito. Nell'antico mondo greco, Atene era quella che minacciava Sparta. Alla fine del XIX secolo, la Germania sfidò la Gran Bretagna. Oggi, una Cina in ascesa sta potenzialmente sfidando gli Stati Uniti. E nel corso della storia abbiamo 16 esempi di potenza in ascesa che si scontrano con il potere stabilito, 12 delle quali si sono concluse con la guerra. Pertanto, tutto sembra indicare che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere, ma avverrà molto presto. Tucidide ci ha mostrato che tutto è predestinato. La guerra tra gli Stati Uniti e Cina è inevitabile, anche se non sappiamo che tipo di guerra possa essere. La verità è che le forze negative che ci governano stanno facendo di tutto per allarmarci e continuare a creare paura tra la gente. Lo scoppio di una guerra non può portare da nessuna parte e questi stati lo sanno benissimo. Manipolano i sentimenti delle persone, facendoci impadronire di paure, frustrazioni e tristezza, facendo sì che tutti noi creiamo una società non strutturata nel caos e nella confusione, con il solo intento di gestirci meglio. Per fortuna tutto questo sta cambiando, ci sono sempre più persone consapevoli della manipolazione, sanno dove concentrare la propria creatività. Possiamo scegliere di concentrarci sulla paura e la tristezza o sull'amore e la felicità. Alla fine siamo noi che creiamo il mondo in cui vogliamo vivere e alla fine, anche se loro hanno il potere delle armi nelle loro mani, noi possiamo avere quella dell'unione e spezzare queste catene che oramai da tempo ci avvolgono. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.